Io non sono una panettiera, ma mi diverto a fare il pane. Salve a tutti e benvenuti in Cucina Famiglia. Oggi prepareremo un buon pane casalingo e avrò bisogno di aiuto. Vediamo se arriva qualcuno a aiutarmi. Sì. Allora, la famiglia è sicura, la cucina non si sa. Proveremo. Allora, io sto bene là dietro la telecamera, perché mi devi portare qua? Perché? Perché mi devi aiutare a passarmi tutti gli alimenti, le cose che mi servono. Seduto sul tavolo. Andiamo dietro la cucina. Tutti dietro la cucina. È fantastica sta cosa. Facciamo il pane. Meno male che voi il pane non lo mangiate questo, e poi mi tocca a me. Facciamo il pane come facciamo ogni due giorni. Avevamo promesso già qualche mese fa che abbiamo preso la nostra planetaria, che avremmo fatto delle puntate, ed eccole qua, la prima è per il pane. Allora, innanzitutto prendiamo l'ingrediente principale, che è lievito di birra. Che sarebbe questo, sì, qua? Questo? Hai indovinato? Stranamente. Allora, siccome non mi fido di farlo scattare al marito, lo faccio scattare alla bambina, levando il Lego, ok? Quindi mettiamo il lievito, si può usare sia in granuli, io adesso non ce li ho e li uso quello fresco. Prendiamo anche la farina, ci sono ora lì di due tipi. Ma veramente è studiato. Allora, la farina Manitoba e la farina di grano tenero 00. Io userò 00 perché la Manitoba viene un po' effetto più morbido. Io la bravo toscana, mi piace la crosta più dura. Quindi questa la posiamo, ok? Cosa quindi stai portando? Me l'hai presa per cosa portare? Stai portando? La spatolina. Questa, okay, qui è per farsi il... No, è la spatolina, la vedremo dopo. Adesso mi devi misurare 500 ml di acqua. Cos'è che devo 500 fare? ml di acqua nel dosatore, qui. Qui? Vediamo. Sì. Il dosatore, allora so che non ci vedi bene, ci voleva gli occhiali. 500 ml di acqua. Hai visto? Ha studiato. Poggio il lavello. Ok. Scusate l'inconveniente. Quindi ripetiamo, abbiamo messo un cubetto di lievito e abbiamo messo 500 ml di acqua. Ok. Mettiamo adesso la farina. Di farina è velocissimo perché me ne serve un chilo. Delicatamente. Adesso passiamo a mettere l'olio. Mi sento male oggi. L'olio, aspetta, prima del gancio non toccare. Mettiamo prima l'olio. Allora, non mi ricordo quanto olio ci vuole, quindi mio marito deve andare a prendere un bigliettino in viola. Vediamo se la sono farfalla di 4 sinistra, o la farfalla 6, di destra. Non lo so. Pane fatto in casa. Una è il cupcake, non ci interessa. E questo cos'è? Pane fatto in giardino? No, quella è il cupcake. 3 cucchiai, quindi siamo a 6 cucchiai, perché faccio la doppia. Abbiamo il cucchiaio, eccolo qua, e mettiamo 6 cucchiai. Allora, sicuramente chi sta a valutare la dieta metterebbe il sale, io non lo metto, anche perché se si mette il sale con il lievito, poi non lievita bene. Io il sale proprio lo escludo. E si prende lo zucchero. Lo zucchero che c'è qua dentro, per forza deve essere lo zucchero, no? Cioè, ci sono dei cereali disegnati, ma noi abbiamo lo zucchero. Vai. E qui ne mettiamo 2 cucchiai, ecco la bambina che chiaramente vuole accaparrarsi lo zucchero, 2 cucchiai di zucchero. Quindi riassumendo, non si mangia lo zucchero margherita ora, no? Riassumendo, un panetto di lievito di birra, un mezzo litro di acqua, 1 chilo di farina e 2 cucchiai di zucchero e 6 cucchiali di olio Evo. Tra poco diventa 2 e mezzo. No, se lo metti lì. Adesso margherita chiude tutto. Ok. No, questo va tagliato sicuramente, perché
Grazie dal diavolo. Non la taglierò mai questa. Adesso. Anzi, la state guardando, non ho tagliato proprio nulla, cosa? Margherita, chiudi adesso. Come fai a vedere come fai a papà? No. Chiudi? No, no, si rifiuta, va bene. No, oggi si rifiuta, solitamente lo fa lei. Ecco, via le mani, via la bimba. Ho messo il gancio per impastare. No. Infatti il pane ho iniziato a farlo solamente da quando ho avuto l'impastatrice. Prima me lo sognavo di stare a lavorare un'ora al pane. Via le mani. Via le mani e giriamo, la giri piano. La mettiamo, la mettiamo, lo giro io. La mettiamo piano piano perché il pane vuole essere trattato bene. Ok? Non va sculacciato, non va fatto rotolare come la pizza, ogni tipo di pasta vuole il suo trattamento. Il pane vuole essere trattato gentilmente. Ecco, ora mi fa fare anche cupcake un altro giorno. No, il pane non va sculacciato, la panaia sì. Ah, la panaia panettiera. Panettiera? Sì, ma non solo una panettiera. No. No. Alle. Giriamo. Ci vorrà almeno 10 minuti. Dopo 10 minuti sarà pronto l'impasto. Intanto prepariamo la tavola. Circa 10 minuti, 12 minuti, l'impasto sembra pronto, lo spengiamo, via! Lo spengiamo, lo togliamo dal gancio, vedete come viene via bene. Tolgo subito il gancio. Va bene anche se faccio pane con... Ecco, è arrivato il pappagallo, come dicevo prima, fra animali, cane, gatto, pappagallo e bambini, il quarto animale che è lui, marito. Siamo a posto. Senti, allora, guarda che cosa dice mamma. Questo pappagallo lì no, eh. Devo andare sul trespolo. Ecco qua l'impasto. Ah, ecco qua. Lo vuoi toccare anche te? Questo è l'impasto che adesso aiuta mamma che è rimasto. Guarda allora un po', prendo anche la mano così la faccio vedere da qua. Ok. Andiamo a prendere le teglie da forno. Uno, sempre le solite, ormai sono vecchia. Vanno bene? Facciamo segnettino, 1, 2, 3, 4, leggero al pane. Oddio, ferma! Meno male che c'è il papà che dopo pulisce tutto. Cosa faccio io? Che pulisce tutto dopo il papà. Ecco qua le nostre crocettine. E adesso volete sapere dove mettiamo a lievitare il pane? Nel frigorifero, nel congelatore. Sbagliato. No. Mettiamo in forno, vediamo come entrano. Le mettiamo in forno. 1, 2, Margherita cosa c'è dopo il 2? 1, 2, bravo! 3. E 3. Questa è confinata, ma va bene. Il forno non deve essere a luce spenta, chiaramente, ma deve essere a luce accesa. Io ci ho messo questi, bene. Che cavolo. Mettiamo questi. Vieni qua. Adesso deve, per questo tipo di quantità di acqua che abbiamo messo, che poi dipende molto da quello, deve lievitare solamente 2 ore. Dopo 2 ore lo cuociamo. Ok? Ci vediamo tra 2 ore. Ciao a tutti! Però manca qualcuno, manca la figlia più grande, chissà dov'è. Salve a tutti e bentornati! Adesso nel nostro forno abbiamo il pane lievitato. In questo caso io non tiro fuori, io sono abituata così, poi ognuno fa come vuole. Non lo tolgo, perché se lo tolgo di solito mi si abbassa. Io accendo direttamente il forno. Cioè direttamente il forno, lo mettiamo subito chiudendolo, pian piano, ok, a 180, a 180 per circa 40 minuti, eccoci qua. Di solito per gli impasti lievitati si consiglia di non mettere la ventilazione,
quindi forno statico normale senza con griglia sopra sotto, senza ventilazione. Ci vediamo fra circa 40 minuti. Eccoci qua, il forno l'ho già spento perché il pane è cotto. Adesso andiamo a tirarlo fuori, le nostre pagnotte. Che profumino si è disperso in tutta la casa. Eccoci qua. E l'altra pagnotta. Le pagnotte solitamente le metto verticali, però adesso le vogliamo per farle asciugare, per far andare via, scendere l'umidità per qualche ora. Prima di poi mettere nel sacchetto di stop apposito. Adesso però ne prendiamo una perché la vogliamo assaggiare. Prendiamo questa più piccola. Ok, guardate pure. Ecco qua la nostra pagnotta. Cosa c'è, amore? Senti un buon profumino per caso? Vuoi dargli un morsetto? Tra moglie e marito, meglio mettere il pane che il dito. Oh? Ah! Scusate questo inconveniente, dobbiamo fermare le riprese. Giorgia! Era arrivata la figlia più grande, la solita rispettosa. Ma sei impazzita. Te l'ho regalo. Dammi un attimo la farina. No. Fai il voglio. No, 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 fermati. No. No. Ma che? Ma sapevo. La rispettosissima. Chi è del posto lo sa, la conoscono. E che facciamo? Dai. Mangiamo il pane. Hai visto cosa mi ha fatto? Hai visto cosa ha fatto papà? No! No, quell'acqua. Allora io taglierei il pane. No, fermati. Basta, basta. Via, vai. Sono Diego Santi. Sono 6 mesi che sto facendo uso del pane fatto in casa e non riesco a smettere. Sono Giorgio Liberati e ormai da mesi non riesco più a fare a meno del pane. Tu col ciuccio? Vuol dire qualcosa? Ok. Sono mamma Vanessa Milani e da mesi che non smetto. Non riesco a smettere di fare il pane tutti i giorni perché mi piace vederli ingrassare. La butti sta planetaria. Acqua. Acqua. Alla prossima puntata. No.